mia esperienza non è lunghissima, che sono sacerdote soltanto dal 2008, però te ne accorgi subito, ti accorgi di come la gente cerca Dio e in realtà poi cerca il sacerdote e ti guardano con curiosità, ti guardano con simpatia. Una volta andavo per la strada, un marciapiede pieno di gente, e da lontano vedo una signora che chiaramente si dirige verso di me e ti domandi sempre chissà cosa vuole, perché ai sacerdoti spesso si chiede l'elemosina. Si avvicina e mi dice: può pregare per me? Io sono rimasto un po' colpito e ho detto: ma senz'altro, sto dicendo il rosario, se vuole dico una decina per lei, grazie. Mi dice: mi chiamo Luisa, e se ne va. Mi ha fatto pensare, che le persone hanno un desiderio di pregare, a volte non sanno come fare, allora si affidano alla preghiera dei sacerdoti e chiedono a noi sacerdoti anche di insegnare a pregare. E questo è qualcosa di molto sorprendente, come in fondo, in definitiva, le persone attraverso noi sacerdoti cercano un incontro con Gesù Cristo, e noi con tutti i nostri limiti umani, i nostri difetti, in fondo portiamo le persone a trovare Gesù Cristo. Da San José María ho imparato proprio questo, che le persone hanno bisogno, per dare un senso alla loro realtà quotidiana, alle loro giornate, hanno bisogno di un incontro personale con Gesù Cristo. E nel sacerdote cercano proprio questo, un sacerdote al 100%. E una volta ricordo che sono rimasto sorpreso perché avevo celebrato la Santa Messa e un signore mi dice: grazie, mi è piaciuta moltissimo. E io ci ho pensato un po', in realtà non avevo fatto niente di particolare, era una messa feriale, non c'era stata l'omelia, non c'erano stati canti particolari e in fondo mi sono accorto che proprio quando non faccio niente di particolare e cerco di lasciare al centro della messa, della cerimonia, Gesù Cristo, la gente resta affascinata. E questo forse vuol dire essere sacerdoti al 100%. A volte si sente dire che i giovani non sono interessati a niente, alcuni dicono che la vita un senso non ce l'ha. Invece la vita ha senso, altro che se ha senso, quando la vediamo come un incontro personale con Gesù Cristo che chiede una risposta. Io mi incontro con tantissimi giovani a tu per tu o in gruppi e vedo che quando racconto loro la mia vita, la mia esperienza, il mio incontro con Dio, sono interessatissimi. Altro che se la vita ha senso. Ha senso quando diciamo di sì a Dio. E in fondo è quello che il Papa non si stanca di ripetere ai giovani in tutte le giornate mondiali della gioventù, sempre. Ripete che la vita ha senso e si colma di gioia quando diciamo di sì a Dio, quando non abbiamo paura di scelte definitive, di generosità con Dio. Sono molto grato a San José María e ai suoi insegnamenti. Devo dire che torno spessissimo a rileggerlo e a meditarlo, a meditare quello che mi ha insegnato, perché proprio mi aiuta a non perdere il centro, a ricordarmi che il centro della mia vita deve essere Gesù Cristo.